L'energia del Sole è la fonte di energia primaria per eccellenza. Ogni anno il Sole irradia sulla Terra 19.000 miliardi di TeP, tonnellate equivalenti di petrolio, mentre la domanda annua di energia è di circa 8 miliardi di TeP. Alla scuola Itis Marconi di Pontedera è stato concesso di studiare e di testare un pannello fotovoltaico per la realizzazione di un progetto, da noi denominato Fotovoltaico. Il supporto per il basamento del pannello è costituito da un telaio a croce saldato con una piastra di spessore 2 mm. Abbiamo inserito due ruote ferme sotto la piastra, come possiamo vedere, e una ruota girante davanti, così che il pannello si possa muovere nella direzione. Il pannello fotovoltaico fornisce una tensione che oscilla tra i 18 e i 20 volt. Quindi per questo utilizziamo un regolatore di tensione, il quale regola la tensione su circa 14 volt per evitare di bruciare l'utilizzatore. Appena descritto, abbiamo collegato un tubo flangiato fissato con 10 buloni. Alla estremità abbiamo collegato un'altra cerniera, la quale è collegata per un terzo al tubo e per i due terzi a una piccola piastra di 6 mm in alluminio, la quale è fissata a sua volta al pannello. Questo rende appunto possibile l'inclinazione del pannello come noi desideriamo. Però per rendere stabile il movimento abbiamo creato un sistema per il movimento con un pistone. Fatto dai ragazzi della Parca Meccanici assistiti da questo tempo. Allora, praticamente l'energia prodotta può avere degli sbalzi tra 18 e 19 volt. Grazie al regolatore di tensione viene portata a 12 volt. Dopodiché viene accumulata in questo gruppo di continuità che, accumulando l'energia, la porta a 220, potendo usufruirne per la televisione. Funziona in modo
Dopo aver testato il voltaggio e l'amperaggio, sono stati riportati i dati in Excel, calcolando la potenza e facendo un confronto dei nostri risultati in un grafico. Per concludere la nostra esperienza, siamo andati a visitare un impianto fotovoltaico vero e proprio presente nel nostro territorio, a pochi chilometri dalla nostra scuola. A Patchouli abbiamo visto l'inverter, che serve a trasformare la corrente continua che esce dal pannello fotovoltaico nella corrente alternata che tutti conosciamo. Il pannello fotovoltaico sfrutta un'energia pulita e continua a rispettare l'ambiente anche quando la sua vita è finita. Infatti, tutti i materiali che lo compongono sono riciclabili, a partire dal silicio fino all'alluminio della struttura. L'idea di poter avere energia pulita, come quando vogliamo, è un'idea bellissima e l'unica costante è un sole splendente nel cielo.